Allora, piccola presentazione intanto per partire. Io sono Dario Cavedon, non so se mi conoscete, forse qualcuno di voi sì, no? Beh, uno sì, due anzi, me li sono portati a casa. Beh, chi non mi conosce, io sono di Vicenza, abito a Zanè, questa è una vista da casa mia, estate, inverno, lavoro in ufficio, questo di cui parlo oggi non è la mia professione, ma è solo un hobby. Tra gli altri hobby ho anche camminare, andare in montagna a sciare, ultimamente mi sono messo anche a correre, però giusto per farvi vedere che sono una persona abbastanza normale. Oltre a questo faccio parte di una comunità, la comunità di Ubuntu, questa è la comunità italiana, e nel tempo libero ultimamente ho cominciato a fare anche quelli che si chiamano i Coder Dojo, non so chi di voi li conosce, sono delle attività di programmazione destinate ai bambini dai 7 ai 10 anni. Prossimamente espanderemo la nostra azione anche a bambini un po' più grandi, dai 12, 13, 15 anni. Quello di cui parlo oggi però non è né questo né quello, ma è un altro progetto ancora che ho preso a cuore ultimamente. Questo progetto si chiama Ubuntu Touch. Io ho cominciato a occuparmene quando sono andato a questo evento che si è tenuto nel 2014 a Todi, una bellissima cittadina in Umbria, e lì hanno fatto questa Todi Happy Days, era un evento dedicato alle app, al mondo dei device portatili, dell'Internet of Things, eccetera, eccetera. Ha avuto un discreto successo, io ero lì fra l'altro per parlare di altre cose, ma ho parlato per la prima volta di Ubuntu Phone, che era il progetto di Canonical fatto per diciamo così, portare Ubuntu e Linux su dispositivi diversi che fosse il PC. Questo che ho io allora era un Nexus 4, che era uno dei primi telefonini su cui girava Ubuntu Touch. Poi la tragedia, l'anno scorso Canonical ha deciso di cambiare completamente settore di investimento e ha abbandonato i telefoni e i device come smartphone o addirittura TV per passare a qualcosa di più piccolo che sono l'Internet of Things, quindi fa frigoriferi e telecamere piuttosto che robottini basati su Ubuntu, i telefoni li ha abbandonati. Per fortuna il progetto non è morto, quindi io oggi sono qua per dirvi alcune cose. La prima è che il progetto è ancora vivo e anche tutta la famiglia che sta attorno. Nonostante Canonical abbia abbandonato lo sviluppo dopo 5 anni di sviluppo abbastanza intenso, c'è una comunità piccola ma che sta crescendo di sviluppatori che stanno portando avanti il progetto da dove l'aveva lasciato Canonical. Tutto è nato grazie a questo signore qua, questo signore che ha 18-19 anni, non ricordo, si chiama Marius Gripsgaard, che è un norvegese. Lui nel suo tempo libero aveva cominciato a sviluppare Ubuntu Phone per il suo OnePlus One, perché non gli piaceva il sistema, ha deciso di provare a portarci Ubuntu Touch e ci è anche riuscito. Da questo progetto assolutamente volontario, assolutamente non pagato, si è colonizzato poi attorno a lui una piccola comunità che però sta crescendo, di altre persone che stanno contribuendo in maniera decisiva al supporto e allo sviluppo di Ubuntu Phone. Un'altra persona, per esempio, è Dalton Darst, che è una sorta di release manager, se vogliamo usare questo termine, in realtà è molto di più perché è un factotum. E lui segue sia lo sviluppo che la parte di infrastruttura, quindi tutta l'infrastruttura che c'era basata su server Canonical adesso è stata portata fuori. Lo sviluppo è stato portato su GitHub, per esempio, e anche tutta l'infrastruttura di testing è stata portata su degli altri server. Questo è il signore che ha fatto tutto questo lavoraccio e ne sta facendo ancora molto altro, per esempio i forum, il sito web, blog, eccetera, eccetera. Altra cosa che voglio dirvi sono i device. I device su cui attualmente gira Ubuntu Touch
sono parecchi. Cominciare dal OnePlus One, che era un bellissimo telefono. Chi di voi ha un OnePlus One? No? Nessuno. Era un bellissimo telefono di qualche anno fa, era nato con un altro sistema che era una derivazione di Android, non so se la ricordate, no? Nessuno di voi si ricorda, vabbè. Che è morta, ha cambiato nome, però è ancora viva. E lo OnePlus One è uno dei telefoni su cui potete far girare Ubuntu Touch. Oltre a questo c'è il Fairphone, chi di voi conosce Fairphone? Uno, basta. Fairphone è un altro bellissimo progetto, questo è un telefono, poi ce l'ho qua, ve lo faccio vedere, che ha deciso di fare un dispositivo mobile, basato anche questo su Android, però in modo che rispetti una serie di diciamo così, parametri etici fin dal suo sviluppo e anche poi durante la sua vita. Per esempio, le componenti con cui è fatto il Fairphone adesso vengono da così, lavoro certificato ed etico. E anche gli stessi materiali di cui è fatto, pur non al 100%, cerca di usare materiali provenienti da miniere certificate, eccetera, eccetera. Sapete che in Africa c'è, ma anche in giro per il mondo c'è una sorta di sfruttamento delle risorse minerarie del posto a svantaggio delle popolazioni locali, sia in termini economici che in termini non solo etici, ma anche ecologici, cioè inquinamento e quant'altro. Fairphone cerca di porre un freno a questo e utilizzare componenti etiche, diciamo così. In più anche la vita stessa del telefono si cerca di mantenerla il più a lungo possibile, sia attraverso un continuo aggiornamento del software, sia con la possibilità di sostituire alcuni dei componenti, per esempio la telecamerina del telefono si può comprare e quindi modificare il telefono, il Fairphone 2, con un'altra più buona, diciamo con una risoluzione migliore al passo coi tempi. Altro dispositivo è il Nexus 5, questo è un telefono molto più datato, molto più noto. Su questo telefono Ubuntu Touch gira bene, è uno dei telefoni anche più facili, lo trovate anche usato su internet, costa 100 euro e ve lo portate a casa, pur essendo ancora un grande telefono. Oltre a questo c'è una serie di dispositivi che aveva sviluppato e portato avanti lo sviluppo Canonical, e qui li vedete un po' tutti, ci sono i dispositivi BQ in alto, il BQ45, il BQ10, il BQ5, e sotto ci sono gli altri dispositivi sviluppati dall'altra azienda che supportava Ubuntu Touch quando era supportato da Canonical, e che sono il Meizu MX4 e il Pro 5. Oltre a questi, anche su questi viene portato avanti lo sviluppo di Ubuntu Touch, quindi viene garantita una durata di vita più lunga rispetto ad altri dispositivi che magari sono fermi ad Android 4 o 5. Per esempio, io ho visto che sul BQE4.5 l'ultima versione rilasciata di Android è la 5.1, che è di non so quanti anni fa. Ubuntu Touch ha appena rilasciato, neanche una settimana fa perché il rilascio è stato domenica scorsa, ha rilasciato 8.4 anche per il BQE4.5, che porta tutta una serie di miglioramenti che non vi sto qua a elencare. Nel prossimo futuro in più ci sarà, speriamo di vederlo presto, doveva uscire quest'anno, ma diciamo così l'attesa si prolungherà ancora un po', è il Purism, il Librem 5 di Purism. Chi di voi l'ha già sentito nominare? No? Uno, due, siamo in due. Ok, Purism è un'azienda che vende portatili, adesso sta cercando di costruire un proprio smartphone basando anche questo su software libero, quindi Linux e codice totalmente aperto.
Ubuntu Touch sarà uno dei sistemi ufficiali con cui potrà girare Libre 5 appunto questo telefono, oltre che a GNOME, KDE, Plasma e forse anche Lineage, non mi ricordo. Comunque sarà sicuramente uno dei sistemi operativi su cui girerà questo telefono. Oltre a questo ci sono alcuni porting molto interessanti che si stanno sviluppando in questi ultimi mesi. Qua ve ne ho mostrati due. Questi sono due ragazzi italiani, uno si chiama Mattia e l'altro Stefano, che hanno appena portato Ubuntu Touch su questi due dispositivi che sono il Xiaomi Mi 3 e il BQ U Plus. Sono due telefoni abbastanza recenti, quindi con hardware abbastanza buono. Ovviamente sono dei work in progress, loro lo fanno nel loro tempo libero, anche qua contributi totalmente liberi, e si basano su Halium, che non so se lo conoscete, nessuno di voi ha ovviamente sentito parlare di Halium, che è un layer di astrazione per i dispositivi su cui gira Android, per facilitare l'installazione di sistemi liberi come può essere Linux, come può essere Ubuntu Touch, su dei dispositivi nati per Android, che è un po' la situazione attuale del mercato, in cui noi abbiamo due top competitor, Apple da una parte e Google con Android dall'altra, che si contendono un po' il mercato. La fetta più grossa è quella di Android, è chiaro che su quella fetta si punta lo sviluppo di sistemi alternativi. Oltre a Ubuntu Touch c'è Selfish, che non so a che punto sia con lo sviluppo, però sono due sistemi Linux liberi alternativi ad Android. Altro fatto, terzo fatto, il progetto. Vi ho accennato prima della comunità che si è aggregata attorno al primo sviluppatore che era Marius Gripsgard. Questa comunità si chiama UbiPorts. UbiPorts non è solo Marius, non è solo Dalton, ma sono tutta una serie di persone che in questo momento stanno cercando di sviluppare e dare supporto a persone che sviluppano Ubuntu Touch. Lo fanno ovviamente in maniera libera e quindi assolutamente non pagati, nessuno di noi lo è. E per dare una struttura migliore a questa comunità, i fondatori di UbiPorts, che sono 4-5 personaggi che magari poi vi racconto, hanno deciso di provare a costituirsi con una foundation, UbiPorts Foundation. UbiPorts Foundation dovrebbe nascere a breve, una fondazione di diritto tedesco sul modello di The Document Foundation. Tutti voi conoscete Document Foundation, vero? Alzate le mani. 1, 2, 3, 4, ecco. Bene, Document Foundation è la fondazione no profit che supporta lo sviluppo di LibreOffice. Conoscete LibreOffice? Sì! Ok, scusate, sarà l'ora, ma io avrei bisogno di un caffè, ma vedo che anche voi siete un po' stanchini. Cerco di farla breve. UbiPort Foundation sarà una fondazione, ovviamente, di diritto tedesco, perché la Germania, sapete meglio di me, è il miglior posto dove fare una fondazione per questioni fiscali e di tutela delle fondazioni che hanno in Germania e in altrove no, e basata sul modello di Document Foundation, quindi ogni associato a UbiPort Foundation non potrà contare più di tot persone nel consiglio di amministrazione, non potrà avere più di tot peso in modo da bilanciare tutti gli attori che ci auguriamo entreranno in gioco. Questo è un divenire, dovrebbe concretizzarsi, speravamo entro luglio-agosto, probabilmente è già tanto se riusciremo a farlo entro l'anno. Speriamo vada in porto. I punti di forza di questo progetto. C'erano alcuni punti di forza di Ubuntu Touch. Il primo era la convergenza, non so se avete mai sentito, magari poi le accenno brevemente,
che però sono un po' caduti nel corso del tempo. Ne sono rimasti, secondo me, due. Il primo è avere device diversi con un sistema unico. Adesso i dispositivi Android, se voi avete un... Chi ha di voi un telefono Android in tasca? Tutti? Tutti? Chi ha un Apple? Chi ha un Apple verrà bruciato sul posto, quindi... Scherzi a parte. Uno dei problemi dei dispositivi Android è il fatto che i produttori tipicamente rilasciano un dispositivo, fanno uno o due aggiornamenti e poi un calcio nel sedere e non ve lo aggiornano più. Questo ha due vantaggi economici, ovviamente dal lato loro. Il primo è che non devono perdere tempo a sviluppare aggiornamenti su hardware che magari è datato. E il secondo è che vi vendono un telefono nuovo. E questo forse è il vantaggio migliore. Ubuntu Touch garantisce l'allineamento all'ultima versione del sistema per tutti i dispositivi supportati ufficialmente. Quindi tutti i bei telefoni che avete visto prima, quelli ufficiali, e che trovate poi su una pagina del sito che vi dirò, sono garantiti, saranno rilasciati almeno con le bug fix sempre all'ultimo rilascio. Quindi, avrete un telefono del 2014-2015 che potrà ancora funzionare con l'ultima versione di Linux patchata da tutti i punti di vista di sicurezza. E questo non è poco. Secondo vantaggio è Ubuntu Touch è software libero ed è rispettoso della privacy. Attenzione che sto parlando di Ubuntu Touch. Io sto parlando del sistema. Non sto parlando delle componenti che ci sono attorno, perché ogni volta che parlo di questo so che c'è una critica molto forte sul fatto che effettivamente ci sono sui device, specie sugli smartphone, ma specie sugli smartphone, tutta una serie di componenti che non sono liberi. Questi componenti vanno dall'hardware di base che gestisce il GSM o il 4G, piuttosto che anche addirittura ai driver delle schede video. Questi purtroppo al momento sono insostituibili, sono pezzi di hardware mischiato al software che vengono rilasciati insieme al telefonino e purtroppo sono insostituibili. Gli stessi driver della scheda grafica, dei processori ARM, specie dei telefonini, raramente sono liberi, o forse ne ho visto uno. Tutti gli altri sono sistemi che usano driver grafici proprietari. Quindi, nel limite ovviamente del sistema e di quello che si può fare in questo momento, il software è tutto libero. Chiaro che siamo ancora per strada, ma questa è una situazione in divenire. Questa è la situazione al 2018 in cui non c'è un produttore hardware che creda veramente in un sistema totalmente libero, totalmente basato su Linux. Le cose possono cambiare. Io confido molto in Purism, però Purism sta Libre, scusate, sì, Purism, scusate, sta incontrando diverse difficoltà, perché un conto è fare un bel programma e raccogliere 2 milioni di dollari come hanno fatto loro per finanziarsi il telefono. Un conto poi andare dai produttori, tutti cinesi, e convincerli che l'hardware che vuoi usare è totalmente libero, che il software che ci deve girare sopra deve essere libero, eccetera, eccetera. Quindi, in questo momento siamo ancora per strada, noi ci auguriamo di arrivare presto dove vogliamo arrivare, cioè un sistema totalmente libero. Altre cose. Oltre al sistema di Ubuntu Touch, Canonical l'anno scorso ha mollato anche un'altra cosa, che è questo magnifico sistema che si chiama Unity 8, che è un'interfaccia grafica che aveva il dono della convergenza. Il dono della convergenza è questa magia che io l'ho vista dal vivo. Non so se voi avete avuto modo di sperimentare questa cosa fantastica. La possibilità di usare lo stesso sistema sul telefonino e sul PC. Chi di voi ha provato la convergenza? Nessuno, immagino.
La potete provare anche adesso, se avete un telefono in Nexus 4 o il Nexus 5, potete provarlo anche a casa vostra. Praticamente il telefono attaccato via USB e con un monitor cambia la modalità di porsi da verticale, no? Da portrait a landscape e l'interfaccia diventa un'interfaccia tipico di un desktop. Quindi se avete un mouse Bluetooth e una tastiera Bluetooth la potete usare come se fosse un PC. Potete usare un telefonino come fosse un PC. Chiaro, le prestazioni dipendono dal telefonino, però su un Nexus 4 Unity 8 ci girava bene. Questo progetto, che è stato abbandonato da Canonical, è adesso portato avanti ancora da UbiPorts. Chiaro, siamo anche lì in un constraint, cioè una mancanza di risorse. Perché? Perché le persone che portano avanti un progetto portano avanti anche l'altro. Quindi in questo momento c'è una penuria di sviluppatori che noi speriamo si vada un po' a volta a incrementare, cioè non la penuria vada a incrementarsi, ma il numero di sviluppatori vada ad incrementarsi, che dai pochi sviluppatori che adesso si contano sulle dita di due mani almeno raddoppino nel giro di 6 mesi, un anno. Chiaro che per portare avanti un desktop grafico del genere serve un bel po' di gente. Questa è la magia di cui vi parlavo prima, che è questo telefonino qua. In questo caso lo vedete lì, è questo, non funziona, eccolo qua. Questo qua è un Nexus 5 e questo qua è il Nexus 5. Cioè questo non è un PC collegato a un monitor, ma è il Nexus 5 che funziona come un PC. Lì vedete c'è il mouse Bluetooth, che sembra gigantesco, e questa è una tastiera Bluetooth. Queste cose funzionano, potete navigare sul web, scrivere documenti, leggere la posta. Tutto questo finora è stato reso possibile anche grazie a, devo dare due parole al main sponsor. Il main sponsor è questa azienda olandese, si chiama Smooze, è un'azienda ridicolmente piccola rispetto a quel che è Canonical, perché ha 30-40 dipendenti. Di cui però 3-4 di queste persone sono assunte per occuparsi anche di Ubuntu Touch. Quindi ci sono in questo momento 3-4 persone, dico 3-4 perché alcuni sono part-time, che si occupano nel loro lavoro di Ubuntu Touch, che non è poco per un'azienda di 30 persone. Questa è la persona, questo signore qua, si chiama Jaron Botts, è il CEO di questa azienda, nonché fondatore, è lui che, avendo saputo dello sviluppo di Ubuntu Touch su OnePlus One, ha contattato Marius Grifsgaard e gli ha detto: ma perché non fai una versione di Ubuntu Touch anche per Fairphone? Che io mi sono comprato il Fairphone perché credo fondamentalmente nei principi etici di questa azienda, che tra l'altro è anche olandese, come Smooze. Marius gli ha detto: ok, lo faccio subito, e lo faccio subito. È stato rimandato di volta in volta. In questo momento Ubuntu Touch su Fairphone funziona, ma non benissimo. Però lui è ancora una persona molto entusiasta del progetto e quindi dedica molte parti delle sue energie e anche dei suoi soldi a questo progetto. Ovviamente non vuole essere un progetto aziendale perché non vuole, non ha la capacità, non ha le risorse per farsi carico di un progetto di tale portata, ed è per questo che poi è nata l'idea di fare la Ubuntu Foundation. Per chi è interessato, si può tranquillamente cominciare a contribuire. Questo è il nostro sito web, si chiama ubiports.com. Lì trovate un po' tutti i ruoli cercati, ovviamente essendo una comunità estremamente piccola, c'è estremamente bisogno di qualsiasi tipo di profilo. Quindi se volete fare documentazione, programmazione, traduzioni, divulgazioni come il sottoscritto che va in giro a parlare delle cose, potete unirvi, c'è un modulo da compilare, potete entrare in contatto tramite soprattutto Telegram e il nostro forum,
E quindi in qualsiasi momento potete chiedere a me, okay? Se volete anche un contatto umano, e appunto c'è bisogno un po' di tutti i profili che siano più o meno tecnici per il progetto. È un progetto che sta nascendo, però diciamo la nostra idea e il nostro entusiasmo è quello che si può fare. La domanda a cui mi trovo più spesso a rispondere su Ubuntu Touch è quella: ma cavolo, ma non era stato abbandonato da Canonical un anno fa? È ancora vivo? E io devo dire: sì, è ancora vivo, stiamo ancora portando avanti il progetto. Quindi in questo momento c'è un enorme sforzo che stiamo facendo per assumere un po' di visibilità, e questo è uno dei motivi per cui sono qua, e c'è un enorme bisogno di crescere una comunità che è estremamente piccola, che si conta, dai, no, non vi voglio dire quanti, però siamo pochi. Ok, potete entrare in contatto appunto su Telegram e sui forum, potete anche andare sul sito, lì ci sono i device supportati ufficialmente, ci sono le modalità per provare a installare Ubuntu Touch sui device ufficialmente. C'è un programma che gira sia su Windows che su Linux che su Mac addirittura, con cui poter flashare, cioè installare Ubuntu Touch sui device ufficiali. Non vi resta che provare, io butto il sasso, vediamo un po' se qualcuno lo raccoglie. Bene, io ho finito, se avete domande, sono qua. Nessuna domanda, tutto chiaro. Bene, per i feticisti. Ah, non è una domanda. Un Nexus 5, ordine di grandezza, quanto costa? In euro. Quanto costa cosa? Un Nexus 5. Ah, un Nexus 5, lo trovi dagli 80, 70, 80 euro a 100 euro. Usato su subito.it o su eBay. Taramà? Non lo so. Però è ancora un buon. Purtroppo non ce l'ho, io ho un MX4 che ha questo qua, che ha 32 giga di memoria e 3 giga di RAM e un octa-core, mi pare. Poi te lo faccio vedere, è ancora un buon telefono. Grazie. Anche il Fairphone ha un 32 giga e 3 giga di RAM. È un buon telefono, però costa un sacco. Lo trovate ancora in commercio? Vi avviso, costa un sacco, perché quando voi comprate un telefonino cinese da 100 euro, dovete sapere che la differenza di prezzo che pagate tra quanto vale effettivamente quel telefono e quanto lo pagate è tutta l'etica che noi ignoriamo. Non so se ho reso l'idea. Se voi sfruttate un lavoratore cinese, come lo sfruttiamo per qualsiasi cosa, che sia una t-shirt o un paio di jeans, e lo sottopagate lavorando 7 giorni a settimana per 24 ore, è chiaro che quella persona lì, il suo stipendio è 1 euro che risparmiate sul telefono. Se però voi pagate uno stipendio giusto a un lavoratore che sia cinese o di qualsiasi altra parte del mondo, quel costo lo dovete pagare poi nelle cose che comprate. Quindi Fairphone ha deciso di non nascondersi, di non far pagare questo costo alla società, che sia inquinamento, che sia lavoratori sfruttati, e lo riversa sul telefono. Quindi un Fairphone 2 mi pare costi 599 euro, per dargli l'idea. Domanda là in fondo? Ciao, ero un felice possessore di un Samsung Galaxy Nexus che supportava Ubuntu Touch e allora l'avevo provicchiato e ad oggi mi chiedevo, avevo anche adocchiato al progetto Replicant che vuole fare una versione Android completamente libera e vedevo che la loro problematica principale era separare fra kernel space e user space l'interfaccia proprietaria per connettersi alla rete telefonica. Voi avete incontrato grossi problemi di questo tipo? Nel senso separare o trovare un'alternativa libera per l'interfaccia radio? O, cioè, No. co co
com'è lo stato del progetto su questo? No, non te lo so dire, però mi posso informare. Se poi mi dai il tuo indirizzo ti scrivo i dettagli tecnici. Grazie. Io non sono un programmatore, nel senso io non sono un programmatore che programma telefoni, quindi sono più sulla parte marketing, perché sembra che i due profili siano antitetici. Chi va in giro a parlare di solito ha scarse competenze tecniche e viceversa. Beh, poi là in fondo vedo delle eccezioni, però sono eccezioni che di solito insegnano all'università. Però appunto se mi dai i tuoi estremi poi ti scrivo meglio questa cosa. Grazie. Ok. Vabbè, io ho finito, mi sa che è finito anche il tempo. Quindi se avete domande, comunque io resto qua nei paraggi e potete chiedermi qualsiasi cosa. Come ho detto, c'è qualche gadget per chi è appassionato, non so dove metterli perché qua non mi sembra il posto, però magari li lascio un po' in giro, ok? Grazie mille.